Eccoci Monica, tu fai questo lavoro per imparare a sopportarmi, no? Esattamente. Siamo qui con Rosa ed il suo compagno accanto, che non ha nome. Quando è nato non gli hanno dato un nome. Conto da 5 a 1. 5. 4. 3, 2, 1. Dimmi, che succede? Mi propone un ricordo certamente in chiave esoterica, perché vedo lei vestita da sposa e vedo lo sposo entrare con il corpo da uomo, la testa di coccodrillo e come invitati tanti rettili dalla parte di lui. Ok, è Rosa. Sì, anche perché è assolutamente lei, con degli occhi, non so come dirti, molto innocenti, speranzosi. Ok, quella è la speranza di Rosa. Di avere un'unione stabile, autentica, profonda. Ti dà l'autorizzazione? Come se mi facesse vedere due espressioni. Mi fa vedere il sorriso candido di quel periodo e poi quello amareggiato di poco tempo dopo. Ok, causa esoterica dell'apertura su il suo vecchio matrimonio. Alcuni elementi non sono stati risolti da un punto di vista pratico, quindi ci sono proprio delle interferenze autentiche di questi familiari di lui. Altre invece riguardano proprio delle tematiche che si ripetono nell'arco della sua vita. E quindi il fatto che lei mi abbia proposto il matrimonio è rappresentativo di un vissuto che lei replica più volte, anche in altre circostanze della vita. Nome della PS. Rosa. Nome della PE. Esattamente, sì. Grillo. Vibrazione di rosa. 34 miliardi. Consapevolezza. Circa 170. PS. 58. Vite. 1563. E percentuale di cervello. 8.3. Rosa ha interferenze eteriche. Adesso. Sì, ne vedo due. Un ragno, dove proprio mi fa vedere come si chiama? La ragnatela, tessuta dal ragno e lei dentro, proprio come la preda. Un rapace di cui proprio mi mette in evidenza gli artigli, che sono quelli che afferrano, no? E 2 DL. Entità mentali, se ci sono. Allora, una si chiama libertà, ma libertà trattino manipolazione.
un unico concetto. Allora, al momento attuale potrebbe aggirarsi fra il 3 e il 4. In passato anche 6. L'altra si chiama scure, proprio l'oggetto che serve per abbattere gli alberi, no? Tipo, ipotesi. Sai che cosa? Che questa varia molto, fra i 3 e i 5, dipende molto anche dal suo stato d'animo, da come lei riesce a controllare le sue emozioni e i suoi ricordi. E scure a cosa serve? È un po' come questo oggetto che serve, questo strumento che serve per abbattere. È come se lei sentisse la necessità di abbattere, di recidere alcune situazioni, che possono essere situazioni per intero, legami. E che cosa succede? Che lo fa a volte con eccessiva violenza, irruenza, rabbia, poi si pente, poi non sa esattamente a che punto dell'albero inserire la scure, quindi non sa se partire dall'inizio dell'albero, dalla base, dalla radice dell'albero o a metà. Non sa esattamente dove colpire. Quindi anche quando si trova nelle varie circostanze che sono lavorative, nei rapporti familiari, non sa come intervenire, dove intervenire, con quale forza intervenire. Sono molto correlate, perché lei ha una grossa difficoltà a comprendere qual è la sua libertà, come ottenerla, la sua libertà che spesso ha regalato agli altri, il diritto suo di essere, di vivere, l'ha regalato agli altri, l'ha messo in mano agli altri, di decidere per la sua vita, di decidere per le sue scelte. E quindi anche questo le ha creato molto invece il desiderio poi di recidere, no? Questo legame, perché lei vorrebbe riappropriarsi della libertà, ma è come un groviglio. Ok, impianti. Allora, il primo impianto che mi fa vedere è mentale. Ed è fatto, allora, è come un cerchietto, e sopra il cerchietto c'è un cartello. È esattamente come il gioco, non so se lo si fa ancora, una volta lo si faceva, dove la persona deve indovinare chi è. Sopra il cartello è stato scritto un nome di un personaggio magari famoso. E la persona che ha il cartello in testa deve indovinare facendo delle domande agli altri. Fatto così questo impianto. E per questo è l'impianto mentale. Come eterico io ho l'orecchio destro. Cosa serve? L'orecchio destro? Allora, l'orecchio destro vedo che è anche utilizzato dagli EDL per, so come dire, bisbigliare delle frasi che la facciano andare un po' in una sorta di confusione, di conflitto interiore, di senso di colpa, e quindi di fatto generarle immobilità e bruciore, infiammazione in generale. Infiammazione sia come stato d'animo di rabbia, sia proprio come stato d'animo stato fisico, quindi sintomatologie fisiche.
Poi vedo sì, il seno sinistro, la zona vaginale, sede di infiammazione costante. A destra, dorso del piede, piede in generale, dorso. Altro no, non vedo. Nome del progetto di Rosa. Colors. Perché? Fargliene vedere di tutti i colori. Va bene, lei ha chiamato tante persone in questa sessione e chiamiamole nel cinema. Prima di tutto direi il compagno. Certo, sì che c'era già. Come lo Lo vedi? vedo molto, non so come dirti, premuroso e sollecito nei suoi confronti, no? Ha proprio il desiderio di vedere la sua compagna che possa sciogliere questi suoi blocchi. Ha proprio il desiderio di vivere con pienezza maggiore il loro rapporto. Lui ha molta stima di lei. Figlia. Sì, guarda subito il telo su cui è proiettata tutta la storia di Rosa ed è seduta accanto al compagno. Vedo che mette una mano sulla gamba del compagno, come a cercare complicità. Che c'è tra di loro molta. E vedo che lo stato d'animo è simile, perché anche la bambina, che pur essendo appunto una bambina a pochi anni, è come se volesse vedere la madre, più sicura, più tranquilla. La figlia di Rosa ed il compagno di Rosa hanno avuto vite precedenti insieme. E dunque, mi sembra che fosse emerso nella sessione precedente con il compagno. Allora, che avevo già visto questa cosa qui di un negozio tipo di parrucchiera, ma non è neanche esatto definirlo così perché, insomma, era nel passato, quindi era un po' di concezione diversa, no? Quindi la parrucchiera era la bambina, uno dei clienti, il compagno di Rosa, e Rosa era come diciamo l'assistente tirocinante, oggi si potrebbe definire così. E gliele ha tagliati talmente tanto che oggi lui non ne ha più. È diversamente pettinato. Vabbè. Madre e due fratelli. E la madre mi viene come divisa a metà. Ha una metà malata. Quasi, non so come dire, in necrosi. L'altra metà perfettamente sana. I fratelli vengono entrambi, però uno è proprio che accompagna la madre. Ok, quindi proprio le funge quasi sì, da accompagnatore a tutti gli effetti, la sostiene, no? A braccetto. L'altro fratello c'è, però si mette dall'altra parte delle sedute, direi in solitaria proprio. Ok, l'ex marito di Rosa e tutta la sua famiglia.
Allora, l'ex marito di Rosa lo vedo mano nella mano con una ragazza, donna, però lo vedo all'esterno del cinema. E tutto sommato la donna con cui lui sta sarebbe anche favorevole ad entrare. Lui animicamente non è tanto pronto. Lei lo è leggermente di più, secondo me. E la famiglia di lui? No. E non di l'aveva. Quelli che hai visto della sua parte al matrimonio? Come se ci fosse un rappresentante, però più giovane, cioè quindi che non è che ha influenze in queste decisioni. Probabilmente c'è un ragazzino, bambino, ok? Quindi però appartiene a quel nucleo familiare, a quella linea familiare, però non è il nucleo del problema per Rosa. Va bene, cinema affollato. C'è qualcuno che viene e che non abbiamo chiamato, ma viene lo stesso, è venuto lo stesso. Allora, come se fosse una ex collega che potrebbe anche non essere stata sua stretta collega, ma comunque dell'ambito in cui lavorava e che ha delle idee simili alle sue, in quanto alla narrativa dominante, no? Tutto il discorso Cinivac, pandemia e un certo tipo di approccio all'essere umano più olistico. È favorevole, scusa, non ho sentito. Sì, è sulla stessa linea di pensiero. È un ex collega. Sì, però potrebbe essere non nel senso che lavoravano nello stesso posto, ok? Mm-hmm. Ma che facevano lo stesso tipo di lavoro. Ok, ci sono i suoi capi, il suo capo, i suoi ex colleghi, ex capo, ex colleghi. C'è, sì, c'è, l'ex capo c'è, perché un barlume di qualcosa in lui c'è anche, però è come se fosse a intermittenza. Solo che quando ha visto la sessione di Rosa, allora sì, è vero che ci sono stati diversi contrasti, però c'è anche, non lo so come dirti, anche un fondo di simpatia che lui prova per lei. Lei mi ha appena scritto che in effetti c'è questa sua ex compagna di università che si è laureata con lei e anche lei è stata sospesa. Va bene, Rosa lavorava, diciamo in ambito sanitario, non vorrei dire lo specifico, è stata sospesa, lei poi è stata reintegrata e lei si è licenziata, così diciamo per principio. Allora, diciamo che per molte persone, così anche per lei, questa pandemia, psicopandemia, ha accelerato le cose. Non è che ne ha cambiato completamente il corso degli eventi, l'ha solo accelerate. Comunque lei già non stava bene. No, non era già nel suo. Uno di questi nodi della sua libertà riguardava anche il lavoro. Lei si sentiva molto intrappolata, molto con le mani legate e mi fa vedere addirittura con la gola legata, come se non fosse ovviamente autorizzata a poter parlare liberamente. Tra l'altro la voce è proprio uno strumento che lei deve usare. Non lo so, mi dà proprio questa roba qui. È come se usando la voce si libera di tante cose, di tanti malesseri. Lo strumento della voce, perché mi fa vedere sia se lei racconta, che ne so, delle fiabe dei bambini, i bambini rimangono quasi incantati, perché ha un qualcosa lei nel modulare la voce. Infatti io ero proprio desiderosa di ascoltare la sua voce, no? Perché non l'avevo sentita. E anche il canto? E,
Allora, è possibile di sì per quanto riguarda il canto, anche se lei, non avendo un altissimo concetto di se stessa, non riesce neanche del tutto a visualizzare quelle che possono essere le sue attitudini. Ma secondo me più nel parlare. Cioè proprio che se lei si mette a parlare, non so, rapisce molto il pubblico. Che possa essere a livello radiofonico, che possa essere in una conferenza, che possa essere che ne so, per dire, no, online fa dei video. Cioè io vedo proprio che le persone l'ascoltano molto volentieri e hanno continuamente voglia di riascoltarla. Va bene. Causa esoterica di papilloma al seno. Allora, l'impianto gliel'avevo visto subito all'altezza del seno sinistro. In generale, tutte queste sue problematiche riguardanti le zone intime, io le ho proprio già viste all'epoca dell'adolescenza. Questi impianti, infatti, risalgono a quel momento lì, a quell'epoca lì. È stato un periodo in cui lei ha abbassato moltissimo le vibrazioni. Ed è in fin dei conti questo abbassare le vibrazioni che ha fatto entrare nella sua vita l'uomo, che è stato poi per tanti anni nella sua vita. Perché l'uomo ha agganciato la preda ideale, che poi lei si è resa conto di essere preda, di essere quindi all'interno della rete del ragno solo molto tempo dopo. Ok? Però di fatto lei è sempre stata lì. La famiglia di lui e lui sono, le viste con la faccia rettiloide, sono collegati a delle interferenze rettiloidi. Chiamiamole. Chiama il capo, il riassunto dei riassunti, di tutta la famiglia e di lui. Viene tipo Gorax, che è un grande coccodrillo alato. Cosa ci dice? Qual è il progetto che ha avuto per interferire ovviamente queste persone e di riflesso Rosa? Mi fa vedere questo Gorax che tiene in mano uno yo-yo. Mi fa vedere che in qualche modo lo yo-yo è Rosa stessa. Sono le sue oscillazioni, ok? In alto e in basso, sono tutte queste sue instabilità, ok? Che riguardano tanti aspetti della sua vita. Quindi lei ha dei picchi di rabbia, dei picchi di appetito e poi giù un crollo. Poi ha dei picchi in cui si vuole liberare di tutto, mandare tutto al diavolo e poi giù i sensi di colpa, ok? Quindi mi fa vedere questo coccodrillo che gioca con Rosa e con tutte queste sue caratteristiche. E poi mi fa vedere all'interno di questo yo-yo le scritte, delle scritte. Che però ruotano perché stai andando giù e su lo yo-yo non sono fisse E che non riesce a leggere per questo. Vabbè, io le dico perché sei un po' bizzarro, perché sono le tre fasi della relazione tossica. Ovvero? Oddio, il bombardamento d'amore? Allora, poi, allora, leggo alla fine che c'è tipo lo scarto. E in Essere mezzo c'è scartata. sì, in mezzo c'è tipo sminuimento.
Questo Gorak ha una PS? No, 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 assolutamente. È il capo di noi? No, in nessun modo. Come definirebbe Rosa con un aggettivo o un nome? Gorak. O un'espressione, o un titolo, non so. Come vuoi. Come la Povera definisci? sciocchetta. Povera sciocchetta. Però lui sa che lei, la sciacquetta, la PS, lui no. Sì, però si fa forte del fatto che lei non lo sappia. Ok, lui conosce quelli che compongono alcuni esseri umani del mondo, per esempio la defunta regina UK. È una sorta di parente. La regina è morta. Allora, è morta per noi, per la forma che aveva fra noi, sì. In sé per sé, come o, entità, creatura originaria, no. Dov'è questa entità creatura originaria adesso? È come in una specie di concilio in cui si sta decidendo in che modo potersi riciclare, riattribuire. Ok, facciamo una piccola parentesi, Rosa. Diamogli, se vuoi, Monica, tu ed io. Il maschile e il femminile. Il femminile e il maschile. Con le nostre rispettive PS. Dove siamo? Tu lì dove vuoi andare? Dalla regina al concilio. Allora, noi riusciamo da sopra, proprio con i classici colori rosa e azzurro, noi riusciamo da sopra a visualizzare questa specie di fungo, chiamiamolo così, scuro, grigio, un po' marcescente. Dov'è? In Allora, eterico. in eterico me lo dà sotto la Gran Bretagna, sotto, 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 sotto. Oltre che sotto il mare. E lì chi c'è? C'è la vecchia, poi chi c'è? La vecchia sembra una vecchia adesso. No, io non la vedo più con quelle sembianze lì che abbiamo conosciuto noi. La vedo con le sembianze più rettiloidi. L'unica cosa, la riconosco perché ha conservato uno di questi suoi cappellini un po' stravaganti. Poi chi c'è? È come se ci fossero delle specie di fili, non saprei, ecco, definirli diversamente, che collegano altri di questi rettili, ad altri potenti ancora in vita. Poi mi dà, e quindi questi sono dei fili, ok? Delle connessioni rispetto a chi è ancora in vita. Rispetto a chi non è più in vita, mi viene, oddio, c'è il viso ma non c'ho il nome, che è il pedofilo che è morto in prigione. Sì, quello dell'isola. Sì, sì. Viene Weinstein, che l'altro, questo qui è Epstein, sì, Epstein, Epstein. esatto. E c'è la connessione, quindi questo filo con la compagna ancora vivente che è Ghislaine Maxwell, ok? Poi mi viene l'altro centenario deceduto di recente, sempre credo dei Soros, ok? Più tutte le connessioni con Era gli un altri. Rothschild morto da poco. Un Rothschild, sì, che tanto sono gli stessi, Rothschild e Sì, Soros, sì, no? sì, sì. Forse anzi, Soros sono un po' più esposti, quindi un po' più meno importanti, forse. Sono d'accordo. E N altri, c'è un fungo marcescente. Sì. Ok.
Il fungo, Monica, è tuo e mio. Queste sono creazioni nostre, che noi lo vogliamo o no, nel senso che siamo brutti e cattivi, io sono Lucio Lucifero, no, nel senso che tutto questo è un gioco e questa è roba nostra, l'abbiamo creata per capire delle cose. Io però oggi, stamattina, mi sono svegliato e ho detto, non c'ho più voglia del fungo. Quindi io ho la pila al plutonio, io ho la PS, io so creare. Se vuoi farlo insieme a me, Monica, ma io dentro il fungo metto il mio personale gigantesco ad eternum, perché mi va. Non interferisco con nessuno, decido nel mio gioco di fare così. Quindi è probabile che poi nella mia linea temporale ci siano delle conseguenze. E tutto questo ovviamente lo facciamo sotto gli occhi di Rosa. Questo è importante perché vedo che nel momento in cui piazzi l'ad eternum al centro del fungo è come se non passasse più quella corrente di connessione all'interno dei fili tra i rettiloidi e i personaggi attualmente viventi. Come se diminuisse molto questa scarica energetica. E quindi c'è una sorta di devitalizzazione, di depotenziamento. Ok. E adesso ne metto altri 1000, tutto intorno al fungo. E ne metto un altro molto grande dentro il fungo. Poi ci provo gusto e inizio a farne uno dietro l'altro. Vedo che è come se ci fossero, perché vedi, mi erano scappati. Quei rettiloidi legati alle alte cariche della Chiesa, come se fossero riusciti quasi a creare una specie di cordone di protezione, no? E nel momento in cui tu hai detto ne metto altri 1000, quel cordone di protezione, di isolamento che loro avevano creato, non resiste più. E quindi anche loro vengono coinvolti in questo processo. E pensa che non li avevo neanche visti per come si erano ben celati. Peraltro il fungo col discorso fili ci sta molto, perché sia la pasta è fatta di tubicini, di fili, sia l'apparato radicale. Ok, God save the Queen, si dice. Lo traduciamo, qui ci sarà una scritta del genere, no? Che Dio salvi la regina. Lo traduciamo, io lo traduco per me, con il vero modo di tradurlo. Lucio, save the Lucio. Io sono sia Dio che la regina. Io salvo vedo me che stesso. Molte altre persone del cinema e molte altre persone che noi conosciamo e molte persone che seguono le sessioni vogliono fare altrettanto, come stai facendo tu, che lo ovviamente sostituendo il proprio nome. Monica saved Monica. La povera sciacquetta saved povera sciacquetta. Rosa saved Rosa. Quando si parla di rettiloidi, di rettiliani, tutti tremano. Quando si parla di famiglie facoltose, tutti tremano. E c'è dietro una interferenza. Adesso vedremo se c'è anche un DNA. Ma in ogni caso, poco importa. Nessuno ha mai capito chi è davvero il capo. Continuano a non capirlo in tanti. Anche quelli che seguono tante mie sessioni. Nessuno ha ancora capito chi è il vero capo. Anche Rosa non è che l'ha capito ancora tanto. Ok, che cosa fa il fungo? Almeno per quanto riguarda me, perché io lavoro nella mia linea temporale, nella mia dimensione. Il tuo intento è stato assolutamente appoggiato da altri, molti altri, vedo proprio che si sono numericamente moltiplicati. E vedo che per effetto di questo nostro intento congiunto è come se il fungo fosse mangiato, okay, da delle muffe benevole e quindi si riduce di dimensione, smangiucchiato proprio, rimanendo la parte centrale, intesa come il gambo e la capocchia superiore
ok, centrale. Come se fosse stato mangiato dalle lumache sotto. Esattamente. Quindi basta toccarlo e cade. Eh sì, ormai è debolissimo. Ok, ci aspettiamo nuovi funerali quindi da adesso in poi, sì, almeno sì, nella, sì. Nella mia linea temporale, sì, magari sì, in quella di Rosa, no? Io avrò una linea temporale con una Rosa che ha fatto questa scelta insieme a me e una linea temporale in cui Rosa non ha fatto questa scelta ed è rimasta a pensare di essere una povera sciacquetta. Avverto proprio gli ingranaggi cerebrali, diciamo così, di Rosa, che funzionano in maniera accelerata. Io vedo che lei viene schiaffeggiata da queste cose in questo momento, cioè è un grosso cambiamento quello che si propone. Sì, molto profondo per lei. È un po' un ribaltare l'intera sua esistenza, per come lei l'ha concepita. Perché lei si è sempre fatta molto manovrare da altri, soffocando invece quali sono i suoi desideri, i suoi slanci più profondi. È sempre stata molto accomodante. Le servirebbe un bell'urlo in un burrone. Un viaggio? È più un viaggio dentro se stessa che un viaggio esterno, secondo me. È un viaggio dentro se stessa in cui vedrà un'altra Rosa, conoscerà aspetti di sé che aveva completamente ignorato. È come se lei avesse sempre portato l'attenzione sulle sue parti un po' più fragili, un po' più zoppicanti, più carenti, dando solamente uno sguardo veloce a tutta la meraviglia che lei è e concentrandosi invece più che altro e sulle difficoltà della vita e su le proprie carenze. Guarda, mi fa vedere questa immagine molto significativa, no? Allora, lei che tiene in mano una bottiglia di un vino che suppongo sia abbastanza pregiato, un barbaresco, no? Deve aprire questa bottiglia di vino e anziché mettere il cavatappi all'interno del tappo, infila il cavatappi sul collo della bottiglia. Quindi trapassando il collo da parte a parte. Orizzontalmente, perché? Orizzontalmente, perché è come se lei avesse a disposizione tutto, ok? Questo vino di grande prestigio, ha a disposizione il cavatappi per aprire la bottiglia e bere questo vino e invece si va a complicare, ok? E quindi a vanificare il risultato dell'azione. Non usando correttamente ciò che è a sua disposizione. Perché lei ha veramente delle risorse incredibili. Perfetto. Dalla sua. L'ex marito ha DNA rettiloide? Sì. La figlia? In parte sì. Ok. E Rosa? In parte anche. Okay. Allora, mi dà proprio un'escalation, perché ma non c'è niente di male avere una componente retiroide, nel senso che comunque sappiamo che siamo ibridati da anni e anni, non ci dobbiamo spaventare di questo. Ecco, per esempio in Rosa io lo vedo solo dell'1% e della figlia solo del 2%. Del compagno? Tra il 7 e il 9. Un po' di più i familiari, ma dipende. Compagno, no, il compagno non l'ex marito. No, compagno no. Ah, si stava impiccando, non so. No, scusa. No. Volevo dire il padre della bambina. L'abbiamo chiesto in tempo, era già lì che stava. No. Ma comunque in ogni caso, cioè non dobbiamo
Sì. Temere di questo, non... L'ex marito e l'ex compagno, scusa, e il Aspetta. compagno? Il compagno non ne vedo di componente ricca, però È salito su un carro di carnevale adesso. non Tira le c'è. caramelle. Questo non significa che non siamo soggetti a interferenze Certo. e tutto quanto, cioè. E non significa che Rosa dica la mattina non lo voglio più questo DNA rettiloide, se lo cambia. Anche sì, certo. Idem la figlia. Va bene, torniamo all'elenco di problemi fisici. Bartolinite, l'ascesso nelle zone intime. Allora, io ho visto appunto questa, in generale, le problematiche sue, è come se avessero avuto come anche un po' un periodo di incubazione, no? Ma sono partite tutte dall'adolescenza. Un'adolescenza in cui sono un po' iniziate, secondo me, delle distorsioni. Mentre nell'adolescenza lei avrebbe potuto prendere consapevolezza di quanto lei sia rosa nell'aspetto più completo, incluse le spine, ok? Perché rosa vuol dire anche spine. Lei è andata verso la rosa più nell'aspetto innocente, fragile e delicato, ok? Quindi andando un po' a perdere quello che è il concetto complessivo della rosa, che è questo, perché lei la vedo proprio come una rosa tra rosa al bianco, ok? Che è anche una pianta che è caratterizzata da spine, sa difendersi molto bene, che può crescere all'interno dei rovi, ok? Quindi non solitaria. E invece lei ha scelto la strada della rosa solitaria. Si è proprio venuta a delineare un quadro durante l'adolescenza che l'ha portata verso questa direzione qua, di solitudine, di non credere fino in fondo a se stessa, di lasciare le scelte, delegarle ad altri, magari per rendere contenti gli altri. E vedo anche che lei desiderava questo ragazzo, che poi per poco tempo è diventato suo marito, però era anche come un, non so dirti, riscattare se stessa agli occhi della famiglia e degli altri, come a dire: vedete che io ho un valore, cioè mi sono presa questo buon partito, l'ho preso proprio io, cioè, se l'ho preso io, voglio dire, significherà, no? Che io ho un valore, che anche significato questo, questa scelta, perdendo di vista completamente chi aveva davanti, e mantenendo invece viva questo suo aspetto, non so come dirti, lei ha molta purezza, ok? Ha molta bellezza e ingenuità, però questo va integrato con l'altro aspetto, con l'altra parte, che è quella di forza. Se lei non lo fa, succede quello che le accade, cioè questa rabbia, ok? Che reprimendola le dà tutte queste problematiche fisiche, tutte queste infiammazioni, la rabbia repressa, nel non armonizzare queste due parti. Mi Perché l'ascesso? dà proprio questo di repressione, di contenimento all'interno di una bolla, ok? Di tutte quelle che in verità sono sia i suoi veri desideri, sia i suoi veri pensieri che vorrebbe esprimere, sia ciò che vorrebbe veramente fare, vorrebbe veramente dire, si accumulano comprimendosi all'interno di questa, chiamiamola, bolla, che diventa ovviamente infiammata, che diventa dolorante.
tiroidite Hashimoto. Lì qual è il discorso? Che lei si è proprio autosabotata, no? Perché questo è un problema, è una malattia autoimmune, no? Quindi il sistema immunitario, no, dovrebbe aiutare a difendere il tuo interno, no, dalle aggressioni esterne. Uh-huh. E lei cosa fa? Fa il contrario. Cioè, invece che difendersi, si procura degli nemici interni. Ok? Uh-huh. Nemici interni che sono proprio questo suo continuo reprimere ciò che lei veramente sente e che non riesce ad esprimere. A luce valgo, stiamo vedendo tutte le cause esoteriche, ovviamente. Lei lavora in ambito sanitario e le strade di questo tipo le ha già percorse senza risultato. Infatti è qua proprio quasi da manuale il suo allucevalgo. L'allucevalgo destro, giusto? Tutte e due. Allora, me lo dà, che iniziava con l'allucevalgo destro. Quindi come grosse insoddisfazioni a livello lavorativo. Lei ha scelto un lavoro che poteva essere anche di prestigio sociale, ok? Uh-huh. Ma si può dire che lavoro faceva? Perché in certi paesi... Si può dire? Fammi solo sì o no. Con la testa. Sì, si può dire. Sì, sì. La farmacista del paese può avere, no, una certa uh-huh. importanza. È okay? Quasi la dottoressa di riferimento. Esatto. Quindi per lei questo dimostrare, perché spesso c'è stato nella sua vita, dimostrare che lei ha un valore, che lei è capace, che lei può essere vista, ok? Però poi sfoga in questa insoddisfazione perché ha seguito una strada che le si confà solo in parte, perché a lei si confà la cura, ma non declinata nella maniera in cui l'ha declinata, in quella maniera medica allopatica. Uh-huh. Quindi è iniziato col destro, va con il sinistro, perché l'insoddisfazione poi non si limita all'area lavorativa, ma diventa proprio l'area affettiva. E vedo quasi che poi l'allucevalgo sinistro va a livellarsi con quello destro, quasi della stessa intensità, perché mentre poi l'insoddisfazione lavorativa è rimasta più o meno stabile, perché era cresciuta velocemente, molto rapidamente cresce quella affettiva, perché è come se vedesse tradite tutte le sue speranze. Lei che ci ha provato e riprovato a mettere insieme le cose, ma a un certo punto si è trovata davanti la verità, la cruda verità. Blocchi dorsali. Allora, lì lo vedo molto legato alla vagina, come se un'infiammazione così profonda, ok, andasse, è bizzarro, a rimbalzare sul cuore e dal cuore alla zona dorsale. Tracheiti. Tracheiti, lì è il discorso proprio di dar spazio alla sua parola, sia come espressione profonda di quello che lei prova, ma proprio l'utilizzare la sonorità della sua voce. Lei lo deve fare. Fame compulsiva. Sì, sono tutti questi suoi sali scendi, questa sua dare troppo peso alla rosa fragile. Quando lei dà così tanta importanza alla rosa fragile, cosa succede? Tutti questi picchi e poi cade giù in picchiata, ok? Quindi c'è il buon proposito, mi disintossico, vado a dieta, eccetera, e poi cade, no? Picchie baratri. Farsi. Sì, sì, sì. Ermocromatosi, ferro. Ermatocromatosi, no. Vabbè, quella cosa lì. Allora, me la gioca un po' con
il problema della tiroide. Emocromatosi, okay? Certo. Lei cosa fa? Accumula tanto ferro. Cioè, il ferro di per sé è assolutamente forza, ok? Chi ha carenze di forza è debole, si sente svenire, tutto quanto, no? Allora lei che cosa fa? Lei ce l'ha tanta forza, ma non la usa. E infatti tutta la sua attenzione e la valorizzazione è per le parti più fragili di lei, per le parti più deboli. Quindi fa sì che tutta la forza rimanga così, accumulata, ristagnante, e ogni volta che tieni ferma una parte di te, che sia bella o che sia brutta, questa crea scompensi. E quindi, poiché lei la sua forza e la sua rabbia, tutta comunque la sua carica fuoco, lei è un ariete come tutti noi, tutti noi tre, rimane completamente bloccata, ed è quel blocco che le crea disagio. Dermatite seborroica. Lì quando proprio non ne può più delle situazioni, vedo, esterne, no? Di dover gestire questi rapporti complicati, anche perché vedo che c'è molta invasione, no, dall'esterno, tutti che vorrebbero mettere il becco in come lei gestisce la propria vita, in come lei educa la figlia, come lei sceglie, fa così, no? Quindi effettivamente lei, non potendone più di queste ingerenze, sviluppa proprio questa avversione, diciamo così, che si manifesta esternamente in eruzioni cutanee. Ok, si annulla per gli altri. Annullata per gli altri. A un certo livello di lettura è corretto dire questo. A livello più profondo, allora, diciamo che la conseguenza è questa, si annulla per gli altri. Però a livello più profondo è Rosa che non ha mai fatto i conti davvero con se stessa, con la sua potenza. Naturopatia? Allora, naturopatia poi è abbastanza così generico. Quindi lei potrebbe individuare dei settori più precisi della naturopatia, perché secondo me sì, le è congeniale comunque la guarigione, la cura. E quindi no, questa strada non va abbandonata e va perseguita. Tornare a fare la farmacista? Direi proprio di no, perché questo le causerebbe proprio un profondo conflitto interiore e tutto ciò che ne consegue. A meno che non esistano, esistano, però non credo che lei riesca, più evolute. Esatto, ma non si dovrebbe un po' troppo allontanare da casa, secondo me. Sì, all'estero, una cosa così. Cioè. Quindi con la condizione compagno, famiglia, è un po' difficile, se non nell'ambito erboristico. Però mi dà più vibrazionale. Cioè, mi viene più di vibrazioni, di rimedi vibrazionali, che comunque si hanno a che fare ovviamente con le erbe, no? Però per dirti, non mi viene tanto lei che mette, che ne so, no? Che prepara gli infusi, cose del genere, non lo so, qualcosa anche relativa ai fiori di Bach. E comunque deve portare avanti la questione voce, usare la voce. C'è una causa esoterica al fatto che lei e noi tre ha scritto, quindi penso il tuo compagno e la tua figlia? No. Ah no, io, sì giusto, io, lei, e siamo nati tutti nello stesso giorno e mese. Sì. Ok, non diciamo quale. No. Ah sì, sì. Siete noi tre, tre, io e loro due. Io, ma io non sono nata lo stesso vostro giorno. Sì, esatto.
È vero, perché è lo stesso giorno e mese e anni diversi, ovviamente io sono più giovane. Allora, loro si amano molto. Però, in parte sono anche stati attratti da delle fragilità che si sono rispecchiati l'uno nell'altra. Hanno proprio degli elementi, anche familiari di vita simili, dei legami di sensi di colpa e cose del genere simili, ok? Che li hanno fatti, anche questo li ha fatti attrarre l'uno con l'altro. Cercando la guarigione, ma avevano bisogno di un terzo elemento che avesse per alcuni aspetti la consapevolezza di cosa significa avere questo legame, non legame, legame barra non legame con la propria famiglia, ma che ha compreso come trasformarlo. E questo sei tu. E Dove loro? tu sei riuscito a uscire dall'invischiamento, chiamiamolo così. E loro sono stati attratti da questo. Ok. Cosa fa la madre, verso la quale Rosa ha un rapporto di conflitto da sempre? Nel cinema, cosa fa? Ma tu lo sai che io sono malata. Le dice. Malattia è un caso, ovviamente, è una sfortuna. Ovviamente no. E la madre lo sa. L'importante è che ci sia la salute. Chiaramente questa è una scelta della madre, ok? Poter gestire la famiglia anche grazie a questo, che non è, non so, per parlarne in maniera negativa, capisci? Però ognuno fa le proprie scelte, per quanto a noi possano sembrare assurde e incomprensibili. Vedo che, per esempio, mentre le malattie, le disarmonie, mi piace di più dire, che a Rosa, Rosa non le usa. Per irretire gli altri, ok? La madre utilizza parte di questa malattia per gestire gli altri, le relazioni con gli altri, le decisioni degli altri. Rosa questa lezione l'ha presa profondamente e sapendo di essere stata molto manipolata, lei non vorrebbe mai manipolare nessuno e specialmente in ultimo, proprio mai la figlia. La figlia cosa fa nel cinema? Figlia, io in verità la vedo anche abbastanza spensierata e con una grande capacità, e me la fa vedere il riciclaggio, no? La capacità proprio di riciclare le cose che accadono, le emozioni che prova, di trasformarle a una grande velocità. Quindi vedo che riesce a comprendere molto bene un po' il tutto. Cioè, benché sia molto piccola, è come se riuscisse anche a comprendere le ragioni del padre e le ragioni della madre. E nella sua mente non c'è un vero conflitto fra le due cose. È come se questa bambina fosse abbastanza illuminata da comprendere che si tratta di due persone diverse e riesce ad accettarle nella loro diversità. È un tipo di approccio. E non lo definirei ragionamento perché è proprio un sentimento, un processare emotivamente le cose che è molto evoluto. Bene, Rosa al cluster.
me lo fa vedere come un terreno un po' smosso in cui sono infilati diverse compresse, capsule, così. Via tutto. E vediamo che cosa crea da sola, senza che io lo diciamo. Dopo aver visto la parentesi regina morta. Quanto mi dà fastidio dire regina a una cosa così, quella roba lì. Perché definirla regina, che già è un atto di rispetto? Allora, mi piace molto quello che lei sta facendo. Vedo che si passa le mani come un movimento circolare sulla gola, sul seno sinistro e diciamo così sul basso addome. Ed è proprio da questo massaggio che fa nascere tre ad eternum. Massaggiando ogni parte nasce un ad eternum. E lo lascia lì o se lo tiene? Allora, vedo che allora, due li ha voluti mettere. Allora, dopo aver fatto l'operazione di pulizia, quindi il cluster l'ha inserito dentro il portale definitivo, ha usato due ad eternum, uno per il portale definitivo e uno dove c'era precedentemente il cluster. Quello invece relativo alla gola l'ha tenuto e se l'è portato tra le mani. Adesso ce l'ha fra le mani. Avatar. Allora, è come se fosse una foto vecchia, scolorita, in bianco e nero, della madre con il padre. E la vuole tenere. E non nei termini di controllo. No. Sotto forma di avatar dice di no. Via. Nuovo ad eternum anche qua. Dai piedi questa volta. Lo estrae dai suoi piedi e lo mette lì. Sì, perché adesso vuole camminare con le sue gambe. Va bene. Chiamiamo il nonno paterno. Dimmi se viene, perché abbiamo fatto già tante pulizie, non so se c'è ancora. Secondo me era andato via addirittura la prima volta che il compagno suo aveva fatto la sessione, perché lo vedo come una luce all'interno del portale aureo molto 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 lontana. Ok, quindi riesce a lasciare un messaggio? Non sei solo una rosa, sei l'intero creato dei fiori. Chiamiamo comunque tutti i parenti di Rosa, vediamo se ne arrivano altri. Allora, come dei pazienti, quindi legate al periodo in cui lei ha fatto, penso per diversi anni, no, la farmacista, e quindi in qualche modo delle persone che frequentavano la farmacia, o comunque parenti legati a queste persone che frequentavano la farmacia, per la fiducia che avevano verso di lei, vedo, sono state richiamate questa volta verso il portale aureo. Bene, tutti dentro e li salutiamo. Sì. Nuova vibrazione di Rosa.
Allora, al momento 168. Vedo anche tanta, non so come spiegarti, carne al fuoco, ecco, no? Tra un mese? Di più, è più alta. Perché è come se riuscisse a far decantare, per utilizzare questi termini del vino, ok? Tutti questi contenuti e a far sì che essi penetrino in ogni cellula del suo corpo. Ok? Che non rimangano solo nella testa. Percentuale di consapevolezza. 203%. Anima. Adesso 67, 68. Vite. 1012. Vite passate con il suo attuale compagno sono state eliminate? No, 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 no. Domanda strana. Vite con il suo attuale compagno sono state aggiunte? Ce n'è una in cui sono due partner lavorativi, ok? Non è che ci sto capendo tanto, perché riguarda, non so come dirti, un sistema finanziario futuro. Quindi si è aggiunta una vita, non si tolgono solo, si aggiungono anche. Ma come a stabilire che ci sia più coerenza tra loro due anche in ambito lavorativo o di costruzione di vita, di un progetto di vita? Questo intende la PS di Rosa, che si chiama Rosa? Di abbondanza proprio anche in termini materiali. Affinché veramente loro capiscano, loro sono delle potenziali, non so come dirti, mi viene proprio come, Bombe atomiche. Sì, sai di questi, l'eruzione oddio, del mi viene vulcano, gli schizzi, sì esatto, di quello della di lava. petrolio che viene fuori, che butta fuori così, no? Potenzialmente loro questo sono, ok? Però hanno proprio dei tappi sopra. E vedo che questa vita serve proprio a togliere questo tappo, a ricordare a loro quanta abbondanza sono in grado di produrre, ma anche quanta propria abbondanza nei termini di allegria, di gioia, di trasformazione delle difficoltà, anche con una battuta, con un sorriso, con la loro alta frequenza, con i loro occhi e con proprio la loro voce. La voce di lei è così importante. Scusa, non so perché ti faccio questa domanda, ma lei è insegnante in una scuola parentale? Sì, anche sì, perché lei vedo che è in grado intanto di spiegare bene i concetti e di trovare il modo, in base al pubblico che ha davanti, di farli assimilare, che arrivino proprio dritti al destinatario. E questo veramente è declinato su più piani, anche questo dell'insegnamento, anche se io la vedo anche bene con gli adulti, ad insegnare delle cose agli adulti. Bene, il percentuale di cervello, quindi, finale. 9,4. Abbiamo finito. Messaggio finale di Rosa a se stessa. Ovviamente il progetto Colors, tutte le entità eteriche, le entità mentali e gli impianti ci sono ancora. Non ci sono più. La nuova PS di... La nuova, la PS attuale di Rosa, come si chiama? Sì, sempre rosa. E lo spirito, la PE? Sempre Sì, Grillo? Grillo. Sì. Non ha cambiato il nome. No. Messaggio finale su la povera sciacquetta o altro? Sono la rosa delle rose e mi fa vedere proprio lei al centro
di un'enorme rosa ed è come se lei fosse non solo il centro della rosa, ma la rosa stessa e tutte le rose intorno. Si è proprio creata questa connessione. Quindi i rapporti con gli altri è come se in questo momento non li sentisse più come conflittuali, ok, come difficili, ma come da lei trasformabili, anche solo semplicemente nel modo in cui lei è in grado di rispondere diversamente, vivere diversamente. Ma è come se lei si sentisse veramente padrona di tutto. È come se lei si sentisse dentro ogni petalo di queste rose. È un'immagine di molta delicatezza, bellezza, ma anche grandissima forza. Come vedi il suo compagno? Commosso. E con una gran voglia di abbracciarla. E la figlia? La figlia io la vedo, non so come dirti, anche un po' a un livello sopra, che è in grado proprio di sdrammatizzare. È molto bella questa componente che lei ha, perché è molto vitale, molto legata alla vita. E il rettile, quello là? Quello interrogato all'inizio. Gorak, giusto? Lui? Beh, io non l'ho più visto da che abbiamo fatto tutto l'intervento. Il fungo? Il fungo è proprio rimasto esile, un brandello di fungo proprio. Va bene. Quindi chi è che salva la regina? La regina stessa è Rosa, che non si deve preoccupare di nessun elemento a cui abbiamo fatto accenno, non si deve preoccupare della biologia. Chiaro che per sua formazione lei è molto nell'ottica, ok, di dare molta importanza alla materia, ok? Ma c'è tutta un'altra parte di lei che sta comprendendo che la materia è l'espressione di un qualcosa di superiore, perché la materia è l'espressione dello spirito e dell'anima. Quindi la materia può essere anche integralmente trasformata dallo spirito e dall'anima. Quindi non si preoccupi delle sue disarmonie, non si preoccupi di quello che abbiamo detto riguardo al DNA. Porti tutta se stessa nell'anima e nello spirito, che sono i veri trasformatori di tutta l'esistenza, materia inclusa. Va bene, abbiamo finito.